Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio, riparte la Coppa Italia, questa sera in campo l'Inter contro il Parma, nei nerazzurri Correa dal primo minuto, l'argentino in Coppa Italia per riprendersi l'Inter, out Lukaku infatti, e l'argentino vuole sfruttare l'occasione. Domani invece sarà la volta del Milan che affronta il Torino. Gli scontri sulla 1, domani vertice Lega FIGC Governo, tornano liberi i due ultras arrestati, Gravina e Casini incontreranno il ministro dell'interno Piantedosi, si parlerà di sicurezza, intanto vengono scarcerati i due romanisti fermati lunedì. Il tennis, Lorenzo Musetti sarà regolarmente in campo agli Australian Open al via il 16 gennaio, la risonanza a cui è stato sottoposto l'azzurro a Melbourne dopo il ritiro di domenica scorsa contro Tiafoe ha infatti evidenziato solo un'infiammazione alla spalla destra. Il basket Eurolega al via la settimana con il doppio turno di Eurolega, apre l'Olimpia Milano che alle 20 rende visita all'Alba Berlino, alle 20.30 il turno della Virtus Bologna che riceve lo Žalgiris Kaunas, caccia della terza vittoria di fila. E chiudiamo con lo sci, Coppa del Mondo, Paris sesto nella prima prova di discesa a Fengen, miglior tempo dello svizzero Rogentin. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez, una buona serata. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport.